Ben ritrovati, abbiamo ripreso la scorsa settimana con Fisco per Tutti, il nostro spazio dedicato alle norme e tributi presso lo studio Della Bella Associato. Oggi è con noi il dottor Stefano Della Bella, ben ritrovato. Benvenuti. Commercialista, patrimonialista e specialista di impresa. E a tal proposito, oggi dottore, di cosa parliamo? Oggi parliamo di responsabilità d'impresa. Siamo sempre nell'argomento macro, argomento della protezione del patrimonio. Dentro la protezione del patrimonio c'è un sottoargomento più interessante, quello di oggi, che si chiama responsabilità dell'impresa. Allora, partiamo proprio definendo questi due termini, che cosa si intende? Sono concetti un po' difficili, quindi usiamo un esempio che rende tutto un po' più facilmente comprensibile. Io ho i bambini piccoli e, come tutti i bambini piccoli, certe volte si meritano, mio malgrado, delle sgridate o uno scappellotto che non ho mai fatto male a nessuno. E altre volte, quando non ci siamo, siamo fuori, usiamo la babysitter o le nonne come facciamo tutti noi. Dalle babysitter e dalle nonne noi pretendiamo un comportamento reprensibile. Se dessero loro ai nostri figli uno scappellotto, una sgridata o li mettessero in castigo, a noi non andrebbe bene, probabilmente quella babysitter lì la cambieremmo. Questo per rendervi l'esempio di come facciamo noi con le nostre imprese. Il nostro tessuto imprenditoriale è fatto da piccole e medie imprese e molte volte noi ci comportiamo con queste nostre imprese in maniera troppo confidenziale, cioè sono cose nostre e ne facciamo quello che vogliamo. Sicuramente se le affidassimo ad amministratori esterni pretenderemo da loro un rendiconto o che ci facessero capire come sta andando la loro azienda. Se la gestiamo noi, molte volte non la facciamo in maniera responsabile, quindi è l'impresa mia e faccio un po' quello che voglio. I rendiconti scarseggiano e doverne parlare del modello di business certe volte non si fa. Bene, dottore, spiegato così è molto chiaro. Perché si parla di responsabilità? Perché impresa è un valore sicuramente dell'imprenditore e della sua famiglia, sia formalmente che sostanzialmente, però un'impresa è anche un centro di interessi per molti altri soggetti che hanno un interesse diretto o indiretto affinché l'impresa vada bene e lo faccia per molti anni. Facciamo degli esempi. Parliamo di famiglia dell'imprenditore, cioè quella del socio fondatore, quella che l'ha costituita, sicuramente un interesse diretto affinché tutto vada bene per molti anni. Ma abbiamo anche le famiglie dei figli, che magari lavorano nelle imprese, che hanno un interesse anche loro diretto. Poi parliamo delle famiglie dei dipendenti, anche loro hanno i figli, hanno i mutui da pagare, hanno i bambini a cui comprare i libri di scuola e quindi hanno interesse affinché l'azienda vada avanti per molti anni. Poi possiamo passare all'azienda in se stessa come ente autonomo e capace di avere una personalità giuridica di stare sul mercato in maniera autonoma. Anche l'azienda stessa, quando poi si emancipa dall'imprenditore, perché come tutti i figli crescono, vengono educati e poi a un certo punto le aziende diventano autonome rispetto alla figura del padre o dell'imprenditore, ha un interesse affinché possa stare nel mercato per tanti anni. Poi abbiamo l'economia locale. Sicuramente l'economia locale ha un interesse diretto ed indiretto, quindi clienti e fornitori che hanno a che fare con l'impresa e quindi con loro producono ricavi, fatturato e utile. Anche la società intesa come insieme di clienti, clienti affezionati o clienti di vicinato di prossimità, e anche la storia, che può essere una storia imprenditoriale di successo locale, che quindi può essere anche fonte di ispirazione per nuovi imprenditori. Interessante questa visione dell'impresa come un bene comune. Esiste poi una responsabilità anche del professionista? Direi proprio di sì. Il professionista è quel soggetto che accompagna l'imprenditore. Purtroppo non tutti i professionisti oggi e i commercialisti in specie riescono a stare vicino all'imprenditore su questi temi, perché siamo annegati da continui adempimenti e viviamo in uno stato di urgenza patologica. Il professionista del mio tipo, quello cioè che fa il patrimonialista o l'architetto patrimoniale, sicuramente ha il tempo necessario per trattare con l'imprenditore questi argomenti. Quindi in questo periodo, per esempio, di dichiarazione dei redditi, un patrimonialista ha tutto il tempo necessario per poter parlare con il suo cliente senza avere l'angoscia di dover tornare in ufficio e finire gli ultimi adempimenti. Ha citato, dottore, la figura del patrimonialista. Ci spiega meglio di che cosa si occupa, quali punti tratta con l'imprenditore? Ha due obiettivi principali, che sono quelli di proteggere il patrimonio e di gestire i rischi aziendali. Per gestione dei rischi che cosa intende? Si intende che con l'imprenditore si fa un censimento dei rischi aziendali potenziali e si verificano quelli che sono eliminabili con una buona organizzazione. Tutti quelli che non sono eliminabili devono essere assicurabili. Qualora il rischio non fosse eliminabile, bisogna entrare nell'ottica che è un rischio da accettare, quindi da remunerare. Perché dico questo? Perché l'imprenditore è un uomo di rischio e quindi
vive nell'adagio secondo cui maggiore rischio, maggiore remunerazione. Però è anche vero che troppi rischi non fanno bene all'azienda e abbiamo visto che l'azienda è un centro di interesse abbastanza complesso. Quindi bisogna fare un equilibrio tra maggiori rischi, maggiore remunerazione e maggiori costi, maggiore assicurazione. Quindi un buon equilibrio aziendale è un equilibrio che viene ottenuto dall'imprenditore che conosce bene la sua impresa e dal patrimonialista che conosce bene i rischi d'impresa. E dottore, quali tipi di rischio corre un'impresa? Ce ne sono sostanzialmente di tre tipi. Il primo è il rischio imprenditoriale, che vuol dire rischio interno, che è connaturato all'impresa effettivamente svolta. Quindi un'impresa chimica è sicuramente più rischiosa di una pasticceria. Il secondo è il rischio personale, che è connaturato con le abitudini e lo stile di vita dell'imprenditore e dei soci. Quindi se l'imprenditore e i soci hanno stile di vita abbastanza rischiosi, è facile che anche l'azienda poi ne possa subire delle conseguenze. Il terzo è il rischio familiare, che deriva sia dai rapporti interni alla famiglia, quindi all'impresa familiare stessa in senso stretto, sia ai rapporti con gli affini e quindi con i mariti, i cognati, generi, nuore e i figli degli stessi. Tutti questi tre rischi vanno censiti, controllati, monitorati e nel caso assicurati. Bene, dottore, siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Ricordiamo ai nostri telespettatori che possono rivederla sul canale YouTube di Teleunica o sul blog dello studio della Bella Associato www.ricorso-tributario.it. In questo caso scrivere ai nostri esperti anche le vostre domande. Ringrazio Stefano Della Bella e ci vediamo settimana prossima con Fisco per Tutti. A presto!